SPA è salva grazie ai palazzi di pregio storico venduti ad Inail. Ieri Euro SPA ha concluso la ristrutturazione del debito con il sistema bancario, si legge in una nota, che consente alla società di incassare 264 milioni per la vendita degli edifici all'Inail e avere così la certezza di completare i lavori del centro congressi La Nuvola. Passano dunque di mano il Palazzo della Scienza Universale, il Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari, il Palazzo dell'Archivio Centrale di Stato e il Palazzo della Polizia Scientifica. Oggi intanto il neo amministratore delegato di Euro SPA, Enrico Pazzali, ha fatto gli onori di casa presso il cantiere della Nuvola di Fuxas. Il nuovo palazzo dei congressi sarà inaugurato nei prossimi mesi e punta a diventare struttura leader per il turismo congressuale mondiale. Il 2016 sarà un anno importante per Euro, sarà un anno importante per noi, sarà un anno in cui vedremo accadere le cose, sarà l'anno in cui non diremo più faremo, ma taglieremo qualche nastro. Sarà un anno che per me, che vengo da Milano, che è appena reduce di un evento importante che è stato l'Expo 2015, per Euro sarà un anno pari a quello che è stato per Milano il 2015, un anno dove cercheremo di far accadere le cose di cui tante volte si sono fatti annunci, mi riferisco all'Acquario, al Luna Park e ovviamente al Polo Congressuale Nuovo di Roma. È un anno importante che vedrà anche una nuova configurazione dell'azienda, avrà una configurazione molto più di business che istituzionale. Noi andremo ad approcciare un mercato che fino ad oggi non si è mai approcciato, che è quello del congressi. Euro SPA prova così a lasciarsi alle spalle forse l'anno più difficile della sua storia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'immagine, a seguito del coinvolgimento dell'ex AD Riccardo Mancini nell'inchiesta Mafia Capitale. Il rilancio passa per l'inaugurazione della Nuvola, che è stata presentata oggi dal suo papà Massimiliano Fuxas. Sono entusiasta perché adesso siamo veramente convinti che Roma ne potrà trarre del beneficio, perché quello che ci mancava era la capacità di gestire poi questo, e dato che l'architetto si ferma quando è finita un'opera, a questo punto sappiamo che è in buone mani. Ecco, l'idea che è in buone mani c'è, adesso aspettiamo un nuovo sindaco, aspettiamo diciamo la presenza dei primi congressisti, e là sarà l'apoteosi. Ecco. Per il taglio del nastro che manca? Ma il taglio del nastro c'è rimasto poco per tagliarlo, perché se guardate bene, se leviamo questa moquette, sotto c'è il pavimento che si deve solo lucidare, non si lucida prima per motivi logici, manca il pavimento qui sopra questo solaio che, per ricordarlo, è alto 4 metri. E poi stiamo finendo il montaggio del telo, della cosiddetta nuvola, e l'interno, tutta l'aspetto multimediale, anche gli impianti elettronici, informatici, eccetera, che saranno quelli che permetteranno questo. Il resto è tutto di servizio, quello che vedete oggi.